dream, so my reality, a different kind of reality. A dream of loving in the night, and love it seems so right, a thought is only fantasy. Il maestro Morgavi, Guido Morgavi, buongiorno maestro, bentornato all'Ora Solare. Signori, ma chi di noi non se lo ricorda? Il tempo delle mele. Parliamo dei favolosi anni 80, dove quando c'eravamo eravamo tutte ragazzine e chi non c'era ha imparato dopo quanto fossero divertenti, anche un po' bizzarri quegli anni, ma ne parliamo con due ragazze d'oro. Torna a trovarci la nostra Tiziana Lupi, la firma di TV Sorrisi e Canzoni. Bentornata, grazie di essere con noi. Grazie. E poi Stefania Giacomini, amica di TV 2000, grande giornalista Rai, che si è dedicata anche, si vede, al mondo della moda. Avremo tanto da dire sulla moda, vero? Sì, comprese, certo. Comprese pianeta luna, sì, chiamata, sì. No, non è un pianeta luna, sai, le spalline. Sì, le spalline le abbiamo adottate. Chi le ha ancora le spalline a casa? Chiamateci, portateci questo reperto. Io ce le ho. Ce le hai ancora? Sì, non si sa mai, sai. Non si sa mai. Certo. Perché la moda... Lupi, torneranno, tu hai le spalline? Sì. Torneranno. Sono l'unica impreparata, sono senza spalline. Allora, che cosa resterà degli anni Ottanta? Non lo sappiamo, ma noi vogliamo raccontarveli. Allora, guardate, qui abbiamo un Walkman. Ecco, qua si metteva la cassetta. Questa è Banana Republic, era del 79, ma va bene lo stesso. Per esempio, Il tempo delle mele lo si ascoltava così. Ma meglio chiedere al maestro Morgavi che cosa resterà di questi anni Ottanta, come cantava Raff. Anni come giorni son volati via, brevi fotogrammi o treni in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Che cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi? Anni bucati, distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più, è un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà di questi anni Ottanta, afferrati e già scivolati via? Cosa resterà? Dio canta una verità dentro una bugia. Ma quanto è bello avere Guido Morgavi con noi! Grazie maestro! Allora, Stefania Giacomini e Tiziana Lupi. Stefania, parto da te. Cosa resterà di quegli anni Ottanta, senza dimenticare che nel racconto di questa spensieratezza, di questa moda, di tutto ciò che gli anni Ottanta sono stati, c'era tante storie pesanti sulle spalle del nostro paese. Beh, sì, tanto terrorismo. Eravamo usciti dal momento dell'austerity, ma anche di momenti molto pesanti, no? Di terrorismo, eccetera. Quindi avevamo voglia di, evidentemente, di uscire fuori di da leggerezza. Questa leggerezza, non solo, ma l'Italia è entrata in questo decennio come diciamo la Cenerentola, ma poi a fine decennio invece era la quinta potenza mondiale. Eh sì. E soprattutto il fatturato per quanto riguarda la moda rappresentava 9.500 miliardi di lire. Sì. Rappresentava la seconda voce della bilancia dei pagamenti, quindi insomma siamo bravi. Siamo stati bravissimi. Tiziana, la televisione cambiava, no? Automaticamente, sì. Cioè sì. Diventava altro. Qui dovremmo spellarci le mani, arriva quella trasmissione del mezzogiorno nella quale c'è al telefono la signora inimitabile, irraggiungibile, mai più ripetibile, Raffaella Carrà, ovviamente.
Pronto, Raffaele. Beh, la televisione apre le porte alle persone normali e apre le porte al gioco telefonico, no? Da casa si può telefonare, si può vincere, lì bisognava contare i fagioli, indovinare quanti fagioli c'erano nel barattolo, ma insomma in quegli anni comincia proprio questa moda. Io ricordo di aver incontrato una signora per lavoro che aveva messo a punto un marchingegno particolarissimo, per cui lei contemporaneamente poteva, questo marchingegno faceva i numeri telefonici di tutti i giochi che andavano in onda in quel momento. E prima o poi qualche linea la prendeva. Lei aveva la casa piena di televisori, lavatrici, perché poi non, la cosa importante è che non si vincevano cifre astronomiche, ma si vinceva qualcosa che però percepivi alla portata di tutti. Michele Guardì, che poi nel 90 avrebbe fatto nascere i fatti vostri col gioco del camioncino, diceva proprio questo: la persona a casa preferisce immaginare di poter vincere una macchina per il caffè, una lavatrice, perché pensa di poterla vincere davvero, piuttosto che una cifra astronomica che probabilmente non vincerà mai. E poi era una cosa vinta in TV, era a tutti gli effetti trofeo. I vostri ricordi più belli degli anni Ottanta, non entro mai nel privato per carità, quali sono? Beh, i miei, Tiziana, parto da te, poi i da miei sono quelli dell'adolescenza, tutti, nel senso che gli amici, io negli anni Ottanta mi sono diplomata, laureata, fidanzata per la prima volta, cioè tutto, negli anni Ottanta c'era tutto, la comitiva, c'erano cose che oggi i nostri ragazzi non hanno, non molto, hanno, perché non oggi conoscono. Smanettano, ma la comitiva in mezzo, no? Non a caso negli anni Ottanta la televisione propone i ragazzi del muretto. Oggi i ragazzi del muretto non ci stanno più. Stefania? No. Beh, io ho i miei viaggi in Canada, perché ho tutta la mia famiglia da parte di mia mamma in Canada, quindi la scoperta, no? Dell'altra spunta dell'Atlantico, certo. No? Quindi, attraversare l'oceano. Attraversare l'oceano, chiaro. Quindi mi sentivo molto gratificata di questo. Sono rimasta anche lunghi periodi per imparare la lingua, no? L'inglese, nello stesso tempo facevo i paragoni della vecchia Europa e la nuova Europa. Quindi, come adolescente, sì, chiaramente cambiava l'impatto tutto con i miei cugini, no? Il modo di vivere. Immaginiamo, c'era la Giacomini già allora, tutta elegantissima, no? Il cugino, non ti vestire così. Perché, per esempio, Tiziana, questa adesso dici si sta mettendo i guanti, no. Questi erano gli scaldamuscoli, signori, che anche se i muscoli non ce li avevi, queste cose sui polpacci li dovevi avere per forza. Jane Fonda ha inventato l'aerobica, no? La puntata dell'aerobica in Italia, e no? Ci scrivevamo tutte in palestra per fare aerobica, per poter mettere il body, la calzamaglia e sopra questi cosi orribili. Facevo un po' carnevale, diciamo, molto, con questi polpacci rifiniti da queste cose, nonché abbiamo tutto qui, la nostra Francesca Mancini con Elisabetta Gherardi. Dove sono? Eccole laggiù, le due pericolosissime, hanno portato tutto, le ciaffe erano ragazze tirate fuori dai vostri cassetti. Questi, che in realtà sono i guanti che si usano anche per guidare, no? Quelli in pelle. Certo. Anche questi sono diventati di moda? Ma io li ho anche realizzati all'uncinetto. Ma io hanno fatto la Lupi, la Giacomini, facevano e fanno all'uncinetto questi guanti. Certo. Questo per darmi uno schiaffo morale, perché io non riesco a fare neanche le catenelle. C'è sempre tempo per imparare. Allora, maestro Morgavi, noi ci vediamo tra un attimo con lei, quest'uomo, che presto però arriva chi le possa tenere compagnia, maestro, si fidi. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo. Cosa resterà di questi anni Ottanta? Siamo con voi, abbiamo tanta musica da farvi ascoltare, tanti ricordi da riproporvi. Non escono più. Ci vediamo tra un attimo. Perché bisogna faticare. È scattata l'ora solare, signori, parliamo dei favolosi, meravigliosi anni Ottanta. Lo facciamo con il maestro Guido Morgavi e con Tiziana Lupi, la nostra amica giornalista che firma per TV Sorrisi e Canzoni, e non solo, l'abbiamo portata via da un set, ma poi ne parleremo. Stefania Giacomini, il volto Rai e non solo, giornalista tutto tondo, giornalista anche di moda, esperta di comunicazione nel settore della moda. Non abbiamo dimenticato le spalline, ci torneremo. Maestro Morgavi, sì. Lei che mi guarda da lassù, io le do le spalle solo perché, come dice Monsignor della casa, una bellissime. Signora non ha né spalle né spalline. Un tempo le avevamo. Com'era il piano bar in quegli anni? Open Gate, il più bel locale dove abbia mai suonato, a Roma, della Gaumont, di Rossellini,
oppure Bella Blu di Portocervo, dove veniva tutto il mondo. Oh. Sono stati anni d'oro, assolutamente. D'oro. E come dire, se io le chiedo strada facendo, maestro Morgavi, Claudio Baglioni, 1981, lei me la canta, vero? Io e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggermi i dolori e dei miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità. E fragile e violento mi son detto tu, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo, strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far parte del tuo cuore. Vedrai più amore, vedrai. Grazie. Quante copertine ha avuto questo album, questo grande, meraviglioso Claudio? Tante, perché ha una carriera che cosa vogliamo dire in di Baglioni? In quegli anni però, con questo disco, con questa... Sì. Eccolo qua! Ma bello, eccolo. Sempre! Certo, capelli ne abbiamo proprio tanti assai. Sì, eh? Sì. Strada facendo. Però anche noi eravamo... Anche noi. Sì, cotonati. Anche noi eravamo un po' parruccone. Ci torniamo su, non possiamo esimerci. Allora, la moda per una donna che ha scritto... Stefania Giacomini, il successo viene con l'abito, ma ancor più shopping pericoloso, ma ne parleremo tra poco. Era molto pericoloso lo shopping quando si trattava di andare a comprare quelle giacche che ti facevano sembrare, magari le signore a casa non se li ricordano, i Kiss, che erano dei soggetti molto particolari, hard rock, avevano ste giacche così. Pensa, no? Che erano, ho avuto l'autografo dei Kiss io. Ah. Ma c'hai tutto, Giacomini. Quel momento, no, ma quelle spalle erano... Sì. Perché? Rassicuranti, da un certo punto di vista rassicuranti. Le telegiornaliste, di cui ho fatto anch'io parte. ovviamente adottavano questo tipo di divisa, no? La giacca perché era un modo di porsi giusta per tutti i tipi sociali, sobrio, le strati sociali. Certo. Dopodiché, ovviamente, in quel periodo esordì moltissimo e molto bene Guy Mattiolo. Guy Mattiolo, certo. Era uno stilista che appunto... Abbiamo una foto di una ragazza che sta... Eccola qua. Facendo il TG, scusate, indovinate voi chi sia. Sì. E questa giacca, che però non era di lui, però insomma di un'altra maison, posso parlarne? Ma certo, di questa... certo. Di Gattinoni, che è un'altra maison storica, certo. Importante, no? E dunque questa, la giacca è stata adottata da tutte le telegiornaliste del periodo. Quindi si doveva, ma va bene, ma adesso quando... le giovani adottano questo, però in televisione non se ne vedono tante, come no, vedi non se ne è vedono, un po' cambiata e diciamo la pure cosa. Che non la cosa non ci turba più di tanto, nel senso di non avere più la spallina feroce, esatto. Che stava lì e doveva essere messa sotto tutto e c'era una, giustamente una sana fabbrica delle spalline, no? Sì, insomma, assolutamente c'erano. Sì, certo. E invece... Però c'era anche una formula di una giacca destrutturata, che è quella appunto del grande Armani, no? Che ha, forse secondo me, ante litteram inventato un po' il genere unigender, perché queste giacche andavano bene forse anche per erano l'uomo. Erano giacche che potevano anche... andare... Sì, sia per l'uomo indossare. Che per la donna. No, soprattutto se una giacca di Armani era arrivata a comprarsela tuo fratello, non la vedeva più! Altro che, ma è anche da donna! E diventava da donna, era una cosa saggia. Chissà quante spalline c'erano nei costumi, negli abiti, nella meraviglia di quel festoso salotto che era quelli della notte. Renzo Arbore, mai abbastanza volte, grazie, inventa questo. Beh, gli anni 80 sono gli anni televisivi di Arbore, sì. Quelli della notte e poi a seguire Indietro Tutta. Indietro e lì tutta. Il genio di Arbore è venuto fuori in tutta la sua magnificenza, perché se pensi Indietro Tutta era una parodia di tutto quello che
andava in onda e sarebbe andato in onda. Il quiz, no? La vita è tutto, certo, un quiz, abbiamo detto adesso. Quiz, effettivamente nella, poi nella sarebbero sigla. Arrivati tutti i giochi, ma la parodia della pubblicità, delle telepromozioni, no? Che per vendere il caffè bisognava, certo, spogliarsi. Anche, certo, quello abbiamo visto in televisione. Certo, no. Quindi, abbiamo visto tutto. Renzo Arbore, Simona Marchini, Nino Frassica, tantissimi altri, faremo torto a non citarli tutti. Insomma, quelli della notte rendono, come dire, le serate meravigliose. Così come il talk show, quella nascita geniale voluta da Maurizio Costanzo, al quale mandiamo tutti i nostri applausi, esatto, che aveva anche il suo bravo pianista, no? Certo, sì. Bracardi era lì al Maurizio Costanzo Show, e tutti passano. Giusto. Tutti. Beh, io ho iniziato a lavorare con Maurizio Costanzo, quindi insomma me lo ricordo bene, sono proprio i miei inizi. Era un momento in cui ti si spalancavano le porte, non c'era ospite che dicesse no, ma qualsiasi impegno avesse comunque era presente al Costanzo Doveva Show, arrivare. Anche perché poi di fatto sono state lanciate carriere da lì, sono nati tanti personaggi. Chissà se sarà passato anche lui cantando e facendoci piangere tanto. Perdere l'amore, correva l'anno 1988 e ci disperavamo per e con Massimo Ranieri. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' di argento li colora, rischi di impazzire o scoppiarti il cuore. Perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Posso fare una dedica? L'ha scritta un mio caro amico che non c'è più, Giampiero Artegiani. Ciao Giampiero. Assolutamente doverosa, perché poi noi queste canzoni le sentiamo, le riascoltiamo e a volte passiamo sopra, no? Certo. A chi si è impegnato per portare questo ragazzo, Massimo Ranieri, per esempio a vincere Sanremo. E torna a Sanremo come ospite quest'anno, torna a Sanremo Massimo come Ranieri. Ospite. A proposito di carriere. Vince, no? A proposito di carriere che non finiscono mai. Pippo Baudo negli anni 80 conduce tre festival. Va bene. Lui, sì. fa, lui è festival. Sanremo. Lui è Sanremo. È Sanremo, ma è anche fantastico, è anche Baudo, è tutto. Baudo è tutto, della TV. È tutto, quando nelle parodie ancora oggi, no, si sente dire l'ho inventato io, però un po' è vero. Io mi ricordo ancora una vecchia fotografia dei quattro moschettieri della TV, che erano Buongiorno, Corrado, Tortora e Baudo, ed è lì c'è la storia della televisione. E sì, caro Pippo, noi ti mandiamo tutti i baci del mondo, anche ammirando in te, oltre a tutto, Baudo è una cosa sola, no? Esatto, ma è anche uno stile. Che lui ha imposto, lo stile diciamo più tranquillo, borghese, no? L'uomo certo. medio, quindi lui si distingueva rispetto, non so, a Mike Buongiorno, che invece imponeva le cravatte a righe portate dagli Stati Uniti. Era molto americano, Mike, chiaramente, americano, no? Molto, quindi molto c'era anche questo invece questo Pippo aveva sempre. E il gilet di Arbore. Il gilet di Arbore è super colorato. Ma tutto di Arbore. Realizzato dal grande Fausto Sarli. Sì. Veramente un omaggio come a Fausto. Un grande, grandissimo genio. Perché? Napoletano, genio napoletano. La grande maestro. Sono gli uomini più eleganti al mondo vestono dai sarti napoletani. Sì. Non ci sono dubbi. Non ci sono su questo. Dubbi. Gli anni 80, se nel caso. Eccolo qua, guardate un po' chi c'è. Maestro. Devo dire, bionda è sempre stata bionda lei. Sì. Ah, la nostra con il grande professore, una persona meravigliosa. Sì, una modestia incredibile. Una ma modestia grande, incredibile. Grande abbiamo tempo, vero, Finola? Voglia. Le tele, lo ridico,
Le telenovelas. La vostra preferita qual era? La mia è La schiava Isaura. La schiava Isaura. Bellissima. Fin laggiù se ne va. Io vedo. La schiava Isaura. Giacomo. Dynasty. Dynasty, te subito americana. È americana, sì, è proprio americana. Te ne vai proprio. Molto fila. No, no, Dynasty. No. Dynasty. No, no, no. La mia era proprio in una fazenda brasiliana. La mia era proprio quella basica. Fazenda brasiliana, io mi ero spostata in città, c'era Sonia Braga. Beh, ma Dynasty è proprio anni 80, potere, cioè un successo. E prima c'era stato Dallas, con quell'uomo meraviglioso, grande attore, che andava a letto anche col cappello da texano, insomma, dormiva col cappello JR. Ma che beautiful. E anche beautiful. Quanti bambini si sono chiamati in quel periodo JR e su Ellen, ricordiamo anche questo, no, nel senso che insomma non sempre, sì, c'erano queste un po' storpiature, no, dei nomi, c'erano queste cose, sì. Ecco, sì. Che cosa ci appassionava di più oltre al look? Era, scusate, perché io faccio tutta la splendida, teniamo nascoste le fotografie con quegli anelli, ho una fotografia con degli anelli, come enorme, facevo a sopportare quei pesi alle orecchie? Che cos'era che appassionava di più delle telenovelas? Ma il look glamour che c'era, poi Dynasty, cioè, sicuramente. Come lei. Sì. Beh, ma anche secondo me anche le storie d'amore. Le storie d'amore. La schiava Isaura lì è proprio. La schiava Isaura è proprio la schiava Isaura che tu già sapevi dalla prima delle 5.500 puntate che lei alla fine si sarebbe fidanzata col proprietario della fazenda. Ah, ecco. Però tutti dissero. Però lo guardavi per vedere. No? Ah, ma ti chiedo una cosa però alle mie ragazze degli anni 80. Come mai, questo me lo sono sempre domandata, come si faceva ad entrare nella telenovela alla puntata 224? Perché potevi pure non aver visto quasi per un anno le puntate e a capire tutto. Perché erano puntate brevissime, esatto, brevissime, e poi erano talmente ripetitive, cioè lo scontro fra due personaggi durava 50 puntate, per cui in qualsiasi momento di queste 50 puntate, come le riunioni di condominio, sicuro. Forse le riunioni di condominio sono un po' più lunghe. Però in un certo senso anche le serie che adesso vediamo in questi altri circuiti, no? Ah, beh, certo, sì. Ci sono più o meno, siamo là. Rispondono sempre allo stesso principio. Certamente, no? Dunque, il look, quel look, io sorrido pensando alle nostre signore a casa, che magari anche chi era un po' più grande negli anni Ottanta comunque non ha potuto fare a meno di rimanere colpito da quel modo di vestire, da quel modo di fare. Quando è che è scemato tutto? Uno dice con gli anni 90, non fare questa domanda. No, invece la faccio. Quando è che si è abbandonato un po' quello stile per... Beh, diciamo, già dopo la seconda metà degli anni Ottanta, con già i Sex Pistols, c'è l'inizio del punk. Assolutamente sì. Oddio, e certo. La Vivienne Westwood, che era una appunto moglie di uno dei produttori dei Sex Pistols, ha praticamente inventato uno scatena, stile completamente. Si scatena completamente. Dimmi. Da un punto di vista, per esempio, invece del look dell'uomo. Se noi vediamo George Clooney adesso, non corrisponde al George Clooney. Ma è sempre Clooney. Un bel vedere, vedilo oggi, vedilo ieri, come dire, signora mia, averlo vicino di casa, esatto. Farebbe sempre... Eccolo là. Chi è questa donna accanto a Clooney? Sono io. Insomma, ma io non le vedo mai le foto prima dell'inizio della puntata. Giacomini, ma stai portando... Di tutto, devo dire, è stata una giornata difficile per te. Vero, molto difficile. Dice, sì. Ah, oggi devo lavorare, dove vai? A conoscere George Clooney. Esatto, beh, devo dire che c'è anche questa fortuna. Seduta intorno a un tavolo a cantare Che sarà sarà. Quindi, devo dire che, guarda... Anche tu, Sì, devo dire male. Che... E canta bene. Guarda, può anche recitare l'elenco del telefono, però sì, canta anche bene. Canta bene, può leggere il menù come faceva il meraviglioso Vittorio Gassman. No, ma ti dicevo per il look, perché lui esordì in un film, Giovani Iene, dove aveva un look completamente diverso, cioè basettoni, capelli ricci, completamente proprio degli anni Ottanta. E si cambia, si cambia completamente. Qui chiedo un cambio anche alle mie ospiti, perché la televisione, l'abbiamo detto, insomma, signori, c'è la strage di Bologna, e già su quello dovremo fermarci per ore, per giorni e per anni, c'è Vermicino, c'è un cambio, Tiziana e Stefania, di fare la televisione, che viene realizzato per forza con questo incidente, un bambino che cade in un pozzo artesiano.
E sembra all'inizio che ci voglia un attimo per portarlo fuori. E invece non lo hanno mai portato fuori. Andrà come andrà. Sì. Beh, ecco. Guarda, posso dirti che è stata, guardandolo appunto a ritroso, è stata la prima volta che abbiamo visto la TV del dolore. Perché quello poi è stata quella poi era un dolore vero, no? Poi dopo questa diretta infinita con noi che eravamo lì incollati e non riuscivi a cambiare canale, sentivi questa voce di questo bambino che diventava sempre più flebile perché poi è morto nel pozzo. Pertini che andò lì, la mamma che stava lì e che parlava col bambino per rassicurarlo. È una cosa che ancora oggi guarda fa venire i brividi. Sì, perché fa male e come dicevi tu, eravamo tutti lì perché aspettavamo da un momento all'altro che questo bambino venisse liberato, invece poi abbiamo assistito in diretta al bambino che è crollato ancora più giù perché non sono riusciti ad arrivare ed è stata una pagina televisiva che a guardarla con gli occhi di oggi forse non so se... Però c'era un dovere di informare. Sì, no? Assolutamente. Stefania, però secondo me anche un po' si disse un po' la spettacolarizzazione, esatto. Quindi è proprio un inizio della spettacolarizzazione. E questo non so se fa se no, se con gli occhi di bene. Oggi, con gli occhi di oggi no. Non so se... Io ritorno con voi... Cioè il diritto di cronaca è una cosa, la spettacolarizzazione è un'altra. Sì. Ritorno con voi a questo oggetto. Voi dite saltate da un argomento all'altro. Assolutamente sì, perché la vita... è già fatta di questo, no? È come un grande quotidiano, ogni pagina che trovi, all'interno di ogni pagina c'è qualcosa di diverso. Questo oggetto, voi ve lo ricordate? Ma sì, certo, noi lo usavamo. Io mi ricordo il lucchetto. A casa, il lucchetto, attenzione, c'era il lucchetto perché i nostri genitori non ne potevano più di pagare bollette astronomiche e quindi Noi avevamo imparato ad aggirarlo, il lucchetto. Come si aggirava il lucchetto? Si svitava la rotellina grigia, si staccava... il disco trasparente schiacciando si facevano i numeri. Ah, così? Sì, toglievi tutto quello sopra e schiacciando quello bianco girava e si facevano i numeri lo stesso. Tiziana Lupin, signori. Lei riusciva a fare tutto questo. Era bello questo oggetto perché conteneva l'attesa, adesso non faccio filosofia spiccia, ma conteneva l'attesa nello stesso fare il numero. Perché la rotella doveva tornare indietro. Ma l'attesa della telefonata che non arrivava mai? E il fatto che quello di là non sapeva chi fosse a chiamarlo. Esatto. Per esempio, no? Il fatto che quando si era in due sorelle o due fratelli e ti chiamavano le ragazzine o i fidanzatini, dolore, aprire la porta, tap, tap, tap. No, col piede. Adesso non c'è più questo pathos, no. Perché tutti hanno il telefonino. No. Ah, chissà, se potessimo fare questo gesto, no? E potessimo provare a fare un numero, chissà che numero faremmo. Ognuno di noi credo ne avrebbe uno in testa, sicuramente, di un amico, di persone adorate, care, di tutto, insomma. Va bene, non diventiamo malinconici, rimettiamo a posto il ricevitore, non sapremo mai quanti fagioli ci fossero, se non poi alla fine, quando si indovinava, con la nostra meravigliosa Raffaella Carrà. Io saluto Tiziana Lupi, che è un tesoro, e che è venuta qui con Stefania Giacomini. Grazie a voi. E che ci ha insegnato, nel caso aveste ancora questo telefono, ora sapete come usarlo, come aggirare il lucchetto. Ci fermiamo solo per un attimo con grandi sorprese a seguire. Cosa resterà di quegli anni 80? Tra poco. Allora solare è scattata, la mania degli anni 80, li stiamo ricordando in tutti i modi con la nostra in tutti i sensi, Stefania Giacomini, perché è una nostra amica. Grazie. Giornalista, esperta di comunicazione anche nel settore della moda, costume, cultura e sociale. E avete sentito, è il maestro Morgavi con il suo piano che rende bella la nostra casa. E siccome si sentiva, diceva insomma, tutte queste donne a chiacchierare, è lui, e come dici il nome, sai già che sia una garanzia. Stefano Piccirillo. Grazie, ciao Paola, ciao Stefano. Radio, conduttore di Radio Kiss Kiss, collabora con tantissime radio nazionali, RDS, RTL, docente di radio, conduzione e storia della musica, giornalista e scrittore. Quante cose. Quante cose in un uomo solo, ma è così perché tu sei bravissimo. Grazie. E perché quegli anni, pieni di musica, pieni di radio... Stefano, di tanta radio, la radio non è nata negli anni 80, ma voglio dire, è nato un modo
forse ancora diverso, comunque è cresciuto un modo diverso di sentirla. Com'erano quegli anni per te? Beh, gli anni per me erano del sogno della realizzazione, cioè dal passaggio dell'acquisto del disco come appassionato di musica. Io approfittavo della paghetta di papà per comprare i dischi in vinile per poi farne il sogno di trasmettere quello stesso disco che passasse dalla tua stanzetta di casa a uno studio radiofonico. Ah. Hai detto benissimo, per quanto riguarda la radio ci fu un'enorme evoluzione, cioè le radio libere del 1976, nate tra il 76 e il 79, cedettero il passo alla prima vera professionalizzazione del mezzo radio, dove si veniva sostanzialmente pagati per fare quello che ti piaceva. E quindi era una figata. Che è una cosa meravigliosa. Che è una cosa molto rara, poi. Capita, è meraviglioso. E quindi quella radio vi permetteva di raggiungere... Ma faceva... Io lavoro in radio. No, faceva figo, no, si faceva solo per quello. Cioè, proprio... nella prima metà degli anni 80, c'è un distingo tra la prima metà degli anni 80 e la seconda cinquina degli anni 80, perché nel 1984, quando io ho cominciato, faceva iperfigo dire lavoro in radio, soprattutto quando iniziavi ad avere una voce, dico, decente, ecco. No, la tua voce, poi voi meravigliosi, quelle voci che si riconoscono subito. A occhi chiusi. Cioè, a me è capitato con conduttore radiofonico che entrò in un bar e chiese un caffè. Oddio, è lui! Perché? Perché la televisione permetteva la visualizzazione, riconoscibilità. Cioè. Sì, no? Esatto. Però anche le voci si riconoscono. Però le voci si riconoscono. Sì, faceva figo, bisogna dire. Sì. E poi c'era il fatto di mettere la musica che tu stesso acquistavi, sceglievi o suonavi nei locali quali disc jockey e la proponevi in radio. Cioè, oggi c'è la globalizzazione musicale, ma prima ognuno di noi personalizzava il proprio programma anche attraverso, oltre che i contenuti, essendo autori di noi stessi, anche attraverso la musica stessa. La scelta della musica, Stefania. E quante musicassette avevi a casa? Noi avevamo c'era questa per la disperazione delle nostre mamme che poi dovevano spolverare, c'era proprio la era abbastanza notevole lo spazio che si occupava, no? Perché questo poi sicuramente c'era, sì. No, certo, cioè la si ascoltava, il Walkman, certo, assolutamente eccetera. Sì. Adesso ci sono questi CD, ma sono stati anche soppiantati, no? No, da tanto tempo, cioè il CD ha avuto un interregno, diciamo così, perché è tornato il vinile, il CD ha avuto un interregno perché c'è la musica digitale. Qui prima di sentire Maestro Morgavi, però una domanda la voglio fare. È tornato il vinile perché dilla come ti pare, ma anche quel piccolo. Allora, il vinile vissuto ha un altro suono. Già la base di un vinile, adesso vengono ripubblicati, rimasterizzati, vengono chiamati vinili a 180-280 grammi, sono un po' più pesanti, perché la masterizzazione è una combo tra la digitalizzazione della musica e quella che era la parte analogica. Attenzione, è partito Piccirillo, giustamente, no. La parte tecnica, il vinile ha un calore diverso. Ha un calore diverso. È anche una cosa diversa quando il tuo ragazzo ti regala i suoi vinili e ti dice: mi raccomando, tienili da parte, accade ad una mia amica. E lei li tenne da parte, poi però ci andò a cadere sopra e si spaccarono. È successo a me. Mi ha ricordato la scena di un regista radiofonico, bravissimo, che lavorava con un compianto collega, una voce della notte fantastica, anzi lo ricordo perché è Lucio Seneca, che è stato una delle voci... E Lucio lavorava da noi in radio. Il regista prese questo disco di importazione giapponese, non te lo sto a raccontare lungamente, e costava un sacco di soldi, perché i dischi di importazione costavano un sacco di soldi, eccetera. Dissi: non ti preoccupare, adesso te lo metto io. Lui fa: fa attenzione, pam, si spacca il vinile in due. E non diciamo che cosa si siano detti. Entrate nel mondo dei fumetti, riempite la nuvoletta con tutte quelle cose che erano così terribili. Si è rotta un'amicizia. Tu invece hai rotto i dischi, ti è del capitato? Mio papà. Del tuo papà. E rimase malissimo. Perché io volevo mantenerlo, invece purtroppo l'ho appoggiato in maniera maldestra e quindi... E si caddero. Invece... Grande amore mio padre, che non mi ha detto nulla, devo dire. Con una figlia così come poteva arrabbiarsi. Carina, grazie. Allora, in maggio... nasce un fiore, corre l'anno 1984 e ringraziamo Fabio Concato per aver scritto questa canzone che è Senza Tempo. Dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio è nato un fiore e ci hai visto.
visto su dal cielo, ci hai trovato e piano sei venuta giù. Un passaggio da gabbiano, ti ho posata su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno, era maggio e c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota ad aspettare, e tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano, stammi vicino e tienimi la mano. Ma quando questa, grazie maestro, quando questa canzone la mettevi in radio? Sì, ma fu la svolta, Fabio Concato, perché gli anni 80 sono gli anni pop per eccellenza. Certo. C'era la British Invasion, i Duran Duran, gli Eurythmics, Spandau Ballet, tutto ciò che arrivava dall'Inghilterra era oro colato pop. Quindi l'Italia faceva la parte dell'outsider anche in Italia nella programmazione radiofonica. Arrivò Fabio Concato con questa dolcezza disarmante. Mamma. E vinse con un'arma nell'era dei videoclip, del colore a tutti i costi, del pop a tutti i costi, che si chiamava semplicità. Quindi la semplicità, certo, era disarmante, certo, perché eravamo estremamente tutti costruiti nel bene negli anni Ottanta, nell'esagerare in tutto. Esplodevano, sì, i paninari nella moda, nella musica, nella cultura. Ci arriviamo era subito. Una cultura pop. Fabio Concato arrivò disarmante con un album dove c'era Sexy Tango, c'era Fiore di Maggio e Ti Ricordo Ancora, che diventarono i tre singoli più programmati nella stagione 85-86 per la musica italiana e le radio di tutta Italia. E quanto era bello quando la sentivamo alla radio. Eh sì. Tuttora, sì, è chiaro, sì, la radio, sì, è... No, la radio ha un suo fascino. Devo dire che io ho avuto la fortuna, anche come giornalista, di fare sia radio che televisione, no? Per le emittenti regionali. Quindi il fascino della radio ti fa immaginare. Se tu sei bravo nel parlare, nell'usare le parole visive quasi, no? Far visualizzare le immagini, esatto, esiste una punteggiatura della comunicazione. Assolutamente tu sì. Tu pensa che hanno provato, è bellissimo sentire quando altre eccellenze italiane di altre forme di cultura e comunicazione parlano della radio. Perché? Perché la radio hanno tentato di ammazzarla un sacco di volte. Sì? Nell'82 MTV come primo video mise Video Killed Radio Star, certo, titolo esaustivo, e poi la digitalizzazione. In realtà la radio ha sempre avuto modo di evolversi rimanendo focolare e modernità. Perché... Guarda, però adesso con il podcast forse si può. Poi puoi ascoltarci, no? Quando vuoi, puoi vederci, sì, in TV. Certo. Cioè, ma c'è la tutto. Televisione che noi amiamo tantissimo, che ci dà il pane, che ci dà la soddisfazione, che ci fa lavorare in felicità totale, è figlia della radio. Della radio. E dobbiamo alla radio un rispetto, lo sappiamo bene noi, con In Blu, con la nostra radio, dobbiamo alla radio un rispetto continuo e costante, esatto, perché ogni tanto dovremmo andare a risciacquare i panni in radio. Ma se mi permetti, anche paragoni, grazie allo stile, carità, di alcuni conduttori come te che hanno un ritmo radiofonico. Assolutamente, nel senso, sì, che tu, questo programma flat. Che tu stai facendo in questo momento, indipendentemente da noi, no, certo, lo si può ascoltare. Esatto. Grazie, perché ha dei ritmi, lo sai, molto ci conosciamo veloce, da qualche giorno. Da qualche giorno ci conosciamo e il tuo ritmo è sempre stato radio. Però pum, mi lanci questa. Grazie, io sono arrossita. Non si vede, grazie. L'applauso, queste parole meravigliose. Allora, sto zitta con quello che le donne non dicono, faccio meglio, grazie infinite. La canta Fiorella Mannoia, è il 1987. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia, è una mancata verità. Che prima o poi succederà, cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre.
nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Stefano Piccirillo, grazie maestro Morgado. Stefano, questa è una canzone, prima abbiamo sentito Fiore di Maggio, queste sono le canzoni perfette. Sì, è un tutorial per tutti i ragazzi che ascoltavano la radio all'epoca, sì. Perché uscivano con le ragazze ma non sapevano esattamente come comportarsi al di là del lato estetico. Quindi quello che le donne non dicono è il tutorial vero, oggi si direbbe così, certo, per bravi, le cose sì. Che noi maschi non sì. Capivamo, eccetera. Sì. Mi ricordo i primissimi appuntamenti con chi cercavo disperatamente di conquistare, ma senza naturalmente avere successo. Soprattutto l'approccio della musica al femminile italiana in radio, cioè lì si cominciò a capire che il disco, il conduttore radiofonico, non dovesse interromperlo semplicemente entrando a tempo, ma facendo ascoltare tutto il testo della canzone. Certo. Un classico degli anni 80 era ascoltare un ritornello per due minuti e mezzo, modo che peraltro è ritornata in questo 2023, perché le canzoni sono tutte cortissime, quelle che si pubblicano, se ci fate caso, e poi entrare. Noi avevamo il rispetto, Fiorella Mannoia ci insegnò anche il rispetto certo. Del testo. Certo. Poi lei la canta questa canzone. E poi lei la canta in un modo pazzesco. Mi ricorda il fatto di aver intervistato più volte la stessa artista, quale Fiorella Mannoia, aver capito che i veri numeri uno sono le persone più semplici di questa terra. Fiorella, ogni volta che ho avuto l'onore di accostarmi a lei e di fare una presentazione, uno showcase di un suo disco, un'intervista alla radio, mi ha dato esattamente quell'idea di essere come da te in un salotto a casa e di stare a mio agio, cosa che i numeri uno ti fanno avere, cioè nel senso che magari hai problemi con le mezze calzette. Ma con i numeri uno non è nessun problema. E poi lo dice Stefano Piccirillo tutto questo, cioè signori tutti in piedi. Questo, voi credete che abbia ancora delle fotografie da mostrarci? Ce le ha no. Stefania Giacomini? No, no Stefano, questa donna che da quando è arrivata tira fuori un George Clooney o un... Questo lo so perché me l'ha detto Tom Cruise. Questa donna negli anni ma davvero in cui ho messo a frutto la mia laurea in lingue, una Mission Impossible. Eccola qui. Gli occhialoni neri, lui ma sì, ben sì, conscio sì, di farti sì. Un sorrisone sì. Era una foto ovviamente post anni 80, però Tom Cruise si impose in Top Gun in quel periodo. Quindi. Quanti ragazzi ancora oggi gli vogliono somigliare? Insomma, come andava cambiando anche quella moda? Dai. Ma sì, moltissimo, perché poi c'era il discorso dei bomber, dei giubbotti, c'era il giubbotto alla Top Gun. Certo, il giubbotto alla Top Gun, poi c'erano gli occhiali, diciamo, all'aviatore, no? Cioè, questo era imitabile da parte dei giovani. Teresa, che volevano... il nostro regista, tu ce l'avevi il giubbotto alla Top Gun, volevi imitare il bomberone alla Top Gun. Non rispondi dalla regia, ora voglio vedere se mi rispondi. Ma poi anche perché era un messaggio, come dire, di avventura, no? Di capacità di poter esprimersi nell'avventura più Chino che indossava, diciamo, si presentava senza parlare, perché c'ha il giubbotto, la Top Gun, deve essere un tipo figo. Bravissimo, ha parcheggiato l'aereo qua fuori. Non sempre era così. Non sempre. Era soltanto l'esperto. Questi invece erano i paninari. Yes. Un esubero di uso della lacca, presumo anche. Ah, dai, su, i capelli fermi. Sì, questi andavano. Anche se correvano, avevano sta cosa che rimaneva. Pantaloni altissimi, Timberland. Il piumino, il primo piumino col pellicciotto, ma soprattutto la canzone dei Pet Shop Boys. Per la prima volta Neil Tennant e Chris Love, che sono il duo più longevo della musica UK in testa alle classifiche per 20 anni di seguito, arrivarono, colsero il paninarismo italiano e fecero un pezzo intitolato Paninaro. E dicevano Versace, ormai. È meraviglioso. Allora, giustamente è quella. È il saper parlare, va bene. Insomma, se no, signori, ci scambiamo i complimenti che invece sono solo realtà. Quando è che lo shopping diventa pericoloso? Chiedetelo ai vostri mariti. No. Intendo dire, o il papà e la mamma, insomma. Lo shopping pericoloso ha fatto sì che con una dedica bellissima Stefania Giacomini, che scrive: al ricordo di mia madre e alla creatività di mia figlia, se qualcuno ha notato oggi il braccialetto e gli orecchini
tirati via da una tastiera di computer che Stefania Giacomini indossa, li ha fatti sua figlia, alla saggezza di mio marito, che non è solo una dedica d'amore, è anche tesoro, tu mi sopporti. Perché, esatto. Ecco, spero che mi stia ascoltando. Perché noi dobbiamo leggere, entrare dentro questo libro e uscirne solo respirando e dicendo sì, vado. No, perché è un romanzo. In realtà è un romanzo. Sì. E questo titolo è un po', diciamo, ambiguo, diciamo, shopping pericoloso perché si potrebbe spendere molto. No, in realtà è la storia di tre ragazze, che io ho inventato ovviamente, personaggi inventati, che però incontrano durante la loro avventura di shopping a Lisbona e a Roma dei personaggi reali, un omaggio anche a Renato Balesta che non c'è più, certo, purtroppo carissimo. Ci sono dei capitoli dedicati a questi personaggi. Sì, insomma, la tua conoscenza, tutte le persone che tu hai conosciuto, Stefania, nel campo della moda, esatto, da Renato Balesta a Gai Mattiolo a che altro? Ah sì, Anna Biagiotti, Fendi, Fernanda Gattinoni, Crizia, assolutamente. Laura Biagiotti. Realtà diciamo questo incontro è una disavventura poi, no? Si snoda attraverso la visita di queste due città, sia Lisbona che Roma, si snoda questa disavventura. Perché? Perché sono state prese di mira da una banda dedita al fenomeno delle schiave bianche. Ah, e non è poco. Gli ultimi due capitoli sono ultime ore di suspense e poi uno dice poi c'è il finale, c'è partenza sicura? Con un punto interrogativo. Noi invece andiamo... è un finale aperto. Sì. Non dire finale nulla. Aperto. Noi invece chiudiamo, perché dobbiamo farlo. Stefano Piccirillo, Radio Kiss Kiss. Beh, insomma, noi ti ascoltiamo tutti e non solo su Radio Kiss Kiss, su RDS e ancora? Sì, sono state belle esperienze RDS, RTL, Radio 2, R101. Radio Kiss Kiss è un po' casa, famiglia, tanto tempo e con un lavoro costante abbiamo ricevuto, soprattutto negli ultimi anni, tanti gradite sorprese ed ascolti dei nostri ascoltatori. Te lo meriti, ve lo meritate. Stefano Piccirillo, grazie del tuo tempo. Grazie a te. Stefania Giacomini. Il maestro Morgavi chiude con uno Stevie Wonder, Paul McCartney e Ebony and Ivory, che è una bellissima canzone che insegna qualcosa. Per questo l'abbiamo scelta e con questo chiudiamo. Bacio a tutti voi. Teresa, non mi hai risposto, tanto per... non hai risposto. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano, keyboard, hollow, why don't we all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. Learn to live when we learn to give each other what we need to survive.